Cosatti di Sky UK. Good morning, a question for Mr. De Rossi. Question in English, please answer in English. What do you think about Brighton, the difficulties of the match, and your feeling with the Zerbi? We can say it's a special feeling with the Brighton manager. Thank you. In English? Yes, it's possible. Well, as I said, I have a very good relationship with Roberto. Since I was a player, when I play against him, I told him I admire him. I was admiring his job and his development of the game he creates in Benevento, in Palermo. I can't remember, but sometimes we step out of the dressing room and spend some minutes talking about his present and my future. So that's where we are now. And I really admire him. His thoughts about football are brilliant, are something that can bring you to think of something different than any other coach. And of course, they're very good players as well. It's not just him, because they bought many young and talented players. So we respect them a lot. And it's going to be a very nice match again. And basta, Alta. Oh, it's okay. Okay, you're welcome. Quindi appunto una domanda per De Rossi: che cosa ne pensa del Brighton, quali sono le difficoltà che si aspetta da questa sfida, poi qualche parola sul suo rapporto che possiamo definire speciale con Roberto De Zerbi. Sì, è vero, abbiamo un ottimo rapporto con Roberto sin da quando ero calciatore. Dopo le partite lui muoveva i primi passi da allenatore, dopo la gara chiacchieravamo, esprimevo la mia ammirazione nei suoi confronti per il tipo di gioco che proponeva a Benevento, a Palermo. Di fatto parlavamo del suo presente e di quello che sarebbe stato il mio futuro. Roberto ha delle idee di calcio assolutamente brillanti, è un allenatore diverso, innovativo. Allora non è soltanto lui, hanno ottimi giocatori, hanno acquistato tanti giocatori buoni e bravi, e mi aspetto una partita complicata, difficile. Roma.com, Vespasiano. Buongiorno, buongiorno, una domanda per entrambi: è il 50° sold out dell'era Friedkin. Per non ripeterci magari poi troppo sull'importanza di questo, vi voglio chiedere, in settimana due calciatori del Brighton hanno detto non vediamo l'ora, hanno espresso ammirazione e anche un po' di timore, no, nel trovarsi davanti a questo spettacolo. Può rappresentare un'arma in più forse per noi? Ma come diciamo sempre, l'arma in più il nostro pubblico lo è, però in campo andiamo noi, quindi dobbiamo essere bravi a trascinarli verso di noi. A loro non bisogna chiedergli niente, fanno quello che fanno tutte le domeniche, siamo contenti di questo e cercheremo alla fine dei 90 di farli cantare ancora di più. Sì, ripeto un po' quello che ha detto lui, siamo noi che dobbiamo cercare di regalargli qualcosa di un'altra notte felice, e non loro che devono portarci a vincere la partita. Però l'unione delle due cose sarà molto importante. Penso che per qualsiasi calciatore venire a giocare qui, in questa cornice, in questa atmosfera, sia molto bello, anche per gli stranieri. Penso però anche che loro siano abituati a giocare, insomma, in stadi grandi, pieni, con grande calore, visto che in Premier la cornice è sempre molto appassionante, però magari qui troveranno un calore e una passione ancora un po' più alta. Grazie. We are expecting for tomorrow, for the 15th game in a row, a sold out. Two Brighton players, they said they look forward to playing this game. So is are the fans going to be an extra factor, or will give you an extra boost ahead of this game? And Mancini said, yeah, yes, absolutely, our fans are a factor, but we are the ones who go onto the pitch. They support us, they will always be behind us. That's very important to us, and hopefully they can celebrate at the end of the game a nice game and a nice win. And Coach De Rossi said, yes, absolutely, I agree with Mancho, but it is up to us to give them a satisfaction. It's not them who are going to win for us the game. And I'm sure we are going to play in a very nice environment, atmosphere, and it will be also nice for
their players, but I'm sure that they are used to playing in a very nice environment because the English Premier League always provides with a nice atmosphere. But still, I'm quite sure that tomorrow will be even more heated than what they are used to. Pirozzi, Rai Sport. E se cortesemente magari l'allarghiamo un attimo, può ripetere anche in italiano che partita si immagina domani rispetto al Brighton e soprattutto rispetto alla Premier, quel nono posto, quanto può valere considerando la Serie A per capire meglio che avversario abbiamo e se pensa di giocare a 3 o a 4 in difesa? Guardi, non è facile fare un paragone sul nono posto loro, quanto sarebbero qui in Italia, a che livello, a che posizione di classifica si incastrerebbero nella nostra di classifica. Sicuramente sono un club emergente, diciamo, un club che non ha una storia decennale e credo che sicuramente è stato molto bravo Potter all'inizio a creare qualcosa e adesso Roberto credo che gli stia dando qualcosa di ancora più riconoscibile in giro per il mondo, credo che stia creando un vero e proprio marchio, che è un po' il marchio che lui si porta dietro. Ora dire se sarebbero noni, ottavi, decimi, insomma non si sa, anche perché abbiamo visto che i quarti sono, il quarto è il Bologna, che è un po' insomma una storia simile, anche se ha più storia alle spalle. Non so, perché non so. Potrebbe essere tipo un Bologna? Beh, penso che Roberto abbia creato qualcosa di simile quando allenava il Sassuolo, portandolo in Europa, c'è riuscito, no, forse è stato difra a portarlo in Europa, però comunque ha fatto grandi stagioni lì a Sassuolo e non è facile, lo stiamo vedendo anche quest'anno, che magari non è sempre facile arrivare a quei livelli. Penso che sia una cosa simile, ma ripetibile solo se hai un allenatore che ha queste grandi idee e una società che può investire comunque spendendo anche tanti soldi per giocatori molto giovani e molto bravi come loro. Poi a 3 o a 4? Non te lo dico. So, Coach De Rossi, can you please tell us again in Italian what you expect from this game? And Brighton are currently ninth in the table. What do you think, where would they be in the Italian Serie A? And do you plan to play with a three or a four-man backline tomorrow? Well, you know, it's very hard to tell in which position they would be on the Italian Serie A, whether 8th, 9th, 10th, it's difficult to say. But Brighton are for sure an emerging team. Potter, Graham Potter, the coach, he did a very good job. And Roberto built on that and giving an even more recognizable brand mark to this team. It's difficult to tell which position, place they would occupy because, you know, right now in Italy it's fourth Bologna, even if they have a longer tradition and history. But you know, Roberto also did very well at Sassuolo, and it's not easy to do that. You can only do that if you have a good coach, but also behind a great club who invests money, which they did. And I'm not going to tell you to unveil whether we play with three or four in the back tomorrow. Pugliese Gazzetta. Buongiorno. A Daniele volevo chiedere questo. L'anno scorso, l'ultima volta, parlando di Paredes, ci hai detto insomma che a volte era un po' istintivo, invece i centrocampisti dovrebbero essere più riflessivi. Allora ti chiedo, domani la Roma deve essere più istinto o più riflessione? Deve essere più istintivo o riflessiva e quindi serve per poter vincere, per poter battere questo Brighton una partita più all'attacco o bisogna anche saper temporeggiare? Mi permetto di dirti che tu fai la distinzione fra istinto e ragione con fase offensiva e fase difensiva, squadra offensiva e squadra difensiva. Si può essere istintivi stando bassi e difendendosi in maniera magari un po' confusa, un po' aggressiva ma disordinata, e si può essere molto riflessivi cercando di portare la squadra avversaria loro a difendere nella loro metà campo. Non ne faccio una correlazione diretta a questi due, insomma, queste due parole. E, penso che la Roma è una grande squadra che deve rispettare il Brighton e la maniera in cui gioca il Brighton, ma è la Roma, siamo la Roma noi. E quindi penso che sarà una bella partita e penso che
La prima cosa che dobbiamo sapere è che il Brighton ogni tanto mette per 2, 3, 4 minuti a giocare nella loro metà campo il Manchester City, il Liverpool, l'Arsenal, il Chelsea. Sono queste le partite che abbiamo studiato. A volte prende delle imbarcate contro il Luton, contro l'Aston Villa, contro il Fulham. È una partita che ci dà che all'interno ci sono varie partite. Noi dovremmo essere bravi a giocarle e a vincerle entrambe, sia quando ci sarà da gestire la palla noi, spero più a lungo possibile, sia quando di fronte a una squadra che lo sa fare, lo fa benissimo, lo fa da un anno e mezzo e lo fa settimanalmente contro avversari molto forti. Quindi potrebbe capitare che loro magari usciranno un paio di volte dal loro pressing, potrebbe capitare che loro magari ci schiacceranno per qualche minuto anche loro a noi, insomma. A Gianluca invece volevo chiedere questo: in passato hai giocato anche ad esempio con Fonseca da mediano, sei un giocatore abbastanza duttile, versatile. Ora che siete cinque centrali, nella tua testa, nella prospettiva, c'è anche la possibilità di poter giocare a destra, magari con la famosa difesa a tre e mezzo? Il fatto di saper ricoprire, cercare di ricoprire più ruoli è un vantaggio, penso per me stesso e anche per la squadra, avere in gruppo giocatori dove possono ricoprire più ruoli. Con Fonseca l'ho fatto perché mancava veramente tutto il centrocampo. Ad oggi mi voglio toccare, però siamo in parecchi a centrocampo, in difesa siamo tanti, tutti forti, però secondo me è giusto così. Quando una squadra ha tanti calciatori bravi e forti, alza il livello dell'allenamento, alza il livello di ognuno di noi, e questo è un bene per la squadra. Quindi poi abbiamo il mister, starà al mister decidere le sue decisioni, ma l'importante è allenarsi forte e in campo la domenica e giovedì andare tutti forte per la Roma. Grazie. The question for Coach De Rossi was speaking about Paredes. You said that he used to be a very instinctive player, that he needed to be more reflexive because that's what midfielders should be. So speaking about tomorrow's game, do you think Roma will need to be more instinctive or more reflexive in order to beat Brighton? So should Roma play an attacking game or should be more cautious in the back and maybe sit back during the game? Allow me to say that you are making a difference between, you are striking a correlation between being instinctive, playing forward, and reflexive, being defensive. But you can perfectly be reflexive, being obsessive, or vice versa. But Rome is a great club. We must respect absolutely Brighton, but we are Roma. I expect it to be a nice game, and I'm pretty sure that for it's going to be tough because Brighton, for spells during the game, for a number of minutes, can put in their own half teams of the likes of Liverpool, Arsenal, Manchester City. But they can also be beaten. You know, they were badly beaten by Luton, Aston Villa, Fulham. You know, I'm sure that there will be many games within the same game. They've been working consistently over 1 year and a half under the same coach every week against very strong opponents. So I'm sure during the game there will be moments when they will come out of the pressure and they will create problems, and we will have to hold on the pressure. Yes. The question to Mancini. Under Fonseca, you also played in midfield, and now with five center backs, do you think it's an option for you to play also on the right? I think it's always an advantage to be able to play in various positions. It's an advantage for me, for the team. Under Fonseca, I played in midfield because we had many players out. Now I touch wood, but hopefully we don't need it anymore. It's important to have quality players who are able to play in various positions because that's the way to raise the level during the training sessions, and then it's up to the coach to decide where to play us. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. All'allenatore vorrei chiedere se, visto il quinto posto in classifica attuale, la questione del ranking può rappresentare una motivazione extra per eliminare il Brighton, che rappresenta il calcio inglese. Se ne parlate tra di voi anche di questa possibilità, di questo
di questa ipotesi di poter entrare in Champions l'anno prossimo attraverso il ranking? Beh, noi giochiamo le nostre partite per vincerle, per passare il turno. Magari possiamo dare un occhio diverso alle nostre connazionali che giocano in Europa, cioè le vittorie delle nostre connazionali possono avere un sapore speciale perché potrebbero avvicinare l'Italia ad avere un quinto posto in più per andare in Champions League. Poi bisognerà arrivare quinti, bisognerà o magari arrivare quarti, ma questo ranking, insomma, lo guardiamo il giusto, cioè giusto come una storiella che ci raccontano, che forse se vi comportate bene a Natale vi facciamo questo regalo. Però insomma, noi dobbiamo tanto fare cose diverse da vincere partite, non possiamo fare, non possiamo cercare di fare, quindi non ci cambia niente. Ecco, se vince un'italiana in Europa, al di là delle rivalità fra tifosi, per noi può essere una cosa che un domani ci potremmo trovare come un vantaggio, insomma. E invece a Gianluca volevo chiedere, è riconsiderato a ragione uno dei fedelissimi di Giuseppe Mourinho? Senza tornare a parlare di quello che non andava e dei motivi dell'esonero, vorrei chiederti cosa ha portato Daniele De Rossi di importante, la cosa principale che credi che abbia introdotto nella Roma. Ma il mister ha portato freschezza, perché secondo me quando c'è un cambiamento come c'è stato, ha portato idee nuove del suo calcio, e noi calciatori cerchiamo di capire quello che ci chiede, e mi sembra che lo stiamo capendo, anche se non abbiamo fatto veramente nulla, perché qua da 2 mesi scarsi, in 2 mesi non vinci campionati, non vinci competizioni, però ha fatto sì che ci ha portato ad avere questo cambiamento in tante cose, a livello tattico, a livello di allenamenti, perché ogni allenatore ha le sue proprie idee, e noi calciatori dobbiamo capire le idee del mister e andare avanti così. Una cosa che ha portato, secondo me, è un po' la serenità che ci poteva mancare, ma non per il mister Mourinho, che non ci dava, ma perché i risultati non stavano andando bene. Quindi ha lavorato inizialmente sulla testa di tutti noi. Quando diciamo ci ha messo a posto la nostra testa, ha incominciato a dare le sue idee, e da lì siamo partiti. Grazie. As Roma is currently fifth on the table, and thanks to the ranking, next season could reach the Champions League even with a fifth place. So beating Brighton could also be important in terms of the UEFA ranking. Does this give you an extra boost ahead of this game? Well, we just focus on our games. We play the games to win them. Maybe we can look with a different eye what other Italian teams are doing and how they are performing in the European competitions. But we don't give really too much importance to that. You know, it's like a story, it's like a fairy tale. They are telling us, okay, if you behave well, maybe at the end of the year you will get this nice this gift. So we just. We are just focused on trying to win our games, and then, you know, if this thing will come up, will occur, we will be happy about it. The question to Gianluca Mancini. You were considered, and rightly so, a faithful player of José Mourinho, but what did the new coach De Rossi bring to this team? I believe he brought a breath of fresh air, because that's what happens when a new coach takes on. He brought new ideas that we try to carry out on the pitch. We try to do what he asks us. We are understanding better and better, and I think we are achieving this. But he has been here for only 2 months, and in 2 months' time you don't win competitions. But in this span of time, he managed to change many things tactically, training sessions, because that's normal when a new coach arrives, but he also brought serenity, and that was due to the results. And that's why he worked very much on our head first before getting on to the next step.
di Dio il giornale. Buongiorno De Rossi, buongiorno Mancini. Volevo chiederle, oggi sono 50 giorni della sua gestione, e si aspettava qualcosa di più, di meno, facendo un bilancio della situazione, che cosa direbbe? Aspettavo 3 punti più in campionato, era proprio perfetto, avevo vinto pure contro l'Inter. Era così un po' che il progetto era quello. Mi aspettavo, no, sono soddisfatto, sono veramente tanto consapevole del fatto che non abbiamo fatto niente, nessuno meglio di me conosce questa città, calcio italiano in generale, ma questa città in particolare, che potrebbe cambiare i giudizi in un nanosecondo se dovessero andare peggio le cose, per quello che cerco sempre di tenere i ragazzi con la testa dentro Trigoria e fuori dai social, i giornali, eccetera. Si diventa molto bravi velocemente, si diventa scarsi in altrettanto poco tempo. Però sono soddisfatto di quello che ho creato con loro, anche se poi il rapporto c'era già, ma crearlo da allenatore è come ricrearlo, è come ripresentare la stessa persona sotto un'altra veste, non è mai così automatico il creare un bel rapporto. Lui prima ha detto, noi stiamo capendo quello che lui ci chiede, e io oggi, stamattina, riguardavo l'allenamento che hanno fatto ieri, e non è solo capire quello che io chiedo, è crederci. Secondo me loro ci stanno credendo, non che io chieda cose così difficili o brillanti o speciali, però loro stanno dando la dimostrazione anche negli allenamenti quotidianamente di credere ciecamente in quello che gli dico, e probabilmente di trovarci sia anche bene, e questa è la cosa che più mi rende felice, oltre ovviamente ai punti che non sempre vanno di pari passo col rapporto umano, con lo sviluppo, con la metodologia che piace ai calciatori, con il giocare delle belle partite. E quindi diciamo che per ora c'è stato tutto, però purtroppo sappiamo che non c'è stato ancora niente, perché mancano 2 mesi di fuoco. Mancini, volevo chiedere invece se tra le novità tattiche, diciamo, quella della difesa a 4 è stata una delle armi più importanti per ottenere questa serie di risultati, e come si è trovato in questo passaggio dopo anni di difesa a 3. Grazie. Come mi sono trovato? Bene, perché come ho detto più volte, io e i miei compagni di difesa, bene o male, quasi tutti hanno giocato a 4-3. Nel calcio di oggi si gioca a 4, si gioca a 3, si gioca a 2, siamo abituati. Poi sì, ho fatto più la difesa a 3 che a 4, però come ho detto prima, è capire e credere in quello che ti dice il tuo allenatore e cercare di assimilare subito in fretta quello che ti chiede. Non è la difesa a 4 che ci ha portato a vincere 7 partite su 6, ma è un insieme di cose che portano a vincere partite. Come ha detto il mister, può succedere qualche volta dove domini la partita ma torni, finisce la partita e stai con 0 punti, e a volte ti può andare bene dove non domini ma vinci. Il calcio è particolare, la cosa più importante è che 26 giocatori tirano dritto verso un unico obiettivo. Okay, so Coach De Rossi, it's 50 days under your guide. What kind of balance would you strike? Did you expect something more, something less? Well, I expected 3 more points. It would have been a perfect run. Now, jokes apart, I'm very happy, I'm satisfied, and I'm fully aware that we didn't do anything yet. I know very well this city, I know football, but especially football in this city, and I know that opinions can change in a split second. That's why I want my players to stay very focused on the daily work here in Trigoria, and stay as away as possible from social media, papers, and so on, because you know it takes very little time to go from hero to villain everywhere, but especially in this city. I'm very happy of the relationship that I was able to create and establish with my players under my new role of a coach. It's never easy. It's never automatic. Mancini was saying that, you know, they are trying to understand what I'm asking, but now, you know, I was looking back at the previous, at yesterday's training session, and not only
do they understand what they're trying to do, but they also believe it in it firmly. They like it, they enjoy, they have nice time. Then sometimes the results can go hand in hand with the work that you are performing, sometimes not, but that's the way to go. But we still have 2 months to go. It's going to be very intense, but we look forward to it. And the question to Mancini, do you believe that the switch from a five to a four-man defense was the key for the good run of results that you achieved? And how are you settling in? I like it. I'm comfortable with it. Myself and my teammates, we are all used to play nowadays football with 3-4-2 defenders. We are used to it. It's true. I was more used to the three-man defense. But what you really need to do as a player is to believe in what the coach is asking. That's what we are doing. It's not because we switched to a four-man defense that we won 6 games out of 7 in Serie A, but that's due to a number of things and factors. As the coach was saying, sometimes you can play better and get no points, and vice versa, because football is special, but what matters the most is that 26 players, or whatever the number is of the squad, go and push in the same direction. Passi il tempo. Buongiorno, per il mister volevo chiederle per il discorso degli esterni se Karsdorp c'è qualche chance di vederlo almeno per la panchina, e sulla sinistra abbiamo visto un'alternanza quasi continua tra campionato ed Europa, tra Spinazzola e Angeligno. Volevo sapere se era una cosa studiata o se invece magari è un ragionamento in base agli avversari, a necessità tattiche. Karsdorp vediamo oggi come si sentirà, per sapere se possiamo portarlo con noi, convocarlo eccetera eccetera. Ha alternato giorni in cui si sentiva molto bene a giorni in cui si sentiva meno bene, quindi oggi vedremo un po' com'è la situazione finale. E riguardo i due terzini sinistri, è una cosa strana, perché sono due giocatori per i quali io impazzisco, mi piacciono proprio tanto la qualità, la personalità, anche il livello dei giocatori. Sono due giocatori di altissimo livello secondo me, e tanto diversi tra di loro, quindi a volte può essere una scelta in base anche all'avversario, in base alla partita che andremo a fare. A volte facciamo un po' di turnover, a volte scelgo quello che mi piace di più o che mi sembra più in forma, però non ci sono strategie preparate prima, insomma. Giorno dopo giorno li guardo, stanno toccando ferro appunto bene fisicamente, posso contare al 100% su entrambi. Grazie. Yes, one question regarding the fullbacks. On the right, will Karsdorp be able to go on the bench? And on the left, Spinazzola and Angeligno. So far, you have rotated them. Is it a strategic choice or just a normal rotation? As regards Karsdorp, we will take a look at him today. Over the past few days, he's been okay and not so okay, so we will see and decide. And on the left, you know, it's two players that I love. I love them very much for their quality, their personality. They are two very high-level players, but they are very different from each other. So sometimes I decide depending on the opponent, sometimes we rotate them, and sometimes I just pick the players that I believe that is fitter in that specific moment. But, you know, touching wood, both of them are available, and I will make my choice. Lo Monaco, il romanista. Ciao mister, anch'io una domanda per tutti e due. Come concetti di calcio, sei uno dei tecnici più generosi in conferenza stampa, come anticipazioni sulla squadra il più tirchio in assoluto, mi pare di capire. Volevo farti però una domanda su Bove, perché pensando un po' anche al tuo essere stato calciatore, insomma, immagino che sia un calciatore che a te piace tanto ed è uno di quelli che è stato oggettivamente utilizzato un po' meno, considerando che davanti ha giocatori sicuramente importanti, insomma. Volevo capire se anche per lui hai mai immaginato qualche ruolo che possa anche prescindere, insomma, dai tre ruoli fissi che usi in mezzo al campo. Qualche volta potrebbe essere utilizzato per esempio sulla fascia, magari con qualche funzione particolare, perché non è certo un esterno. E poi faccio la domanda direttamente adesso a Mancini. Sì, prego. Te volevo chiedere, Gianluca, la questione della pubalgia che era stata tirata in ballo un paio di volte da,
da Mourinho. Volevo capire come si è sviluppata, se era una forma che ti consentiva comunque di giocare, perché hai giocato praticamente sempre, e a che punto è l'evoluzione. Grazie. Io. Allora, mi hai chiesto di Edoardo, no? Allora, prima di Monza leggevo che di media con il mister Mourinho aveva 61 minuti di media a partita e con me ce n'ha 59, quindi grandissime differenze non ce ne sono. Ovviamente ha iniziato poche volte la partita rispetto a quanto la stesse iniziando nell'ultimo periodo con mister. E, la mia prima partita in Serie A è stato probabilmente il migliore in campo, perché ha fatto una grande partita contro il Verona. Ho grandissima fiducia in lui. E, può trovare un po' meno spazio all'inizio, perché sta trovando di fronte, accanto, insieme a lui, dei giocatori che stanno giocando molto bene, come Brian, Leo e Lorenzo. Non lo vedo assolutamente esterno sulla fascia, lì vorrei giocatori sempre molto più offensivi di lui. Per me, in un futuro non troppo lontano, lui potrebbe essere uno che potrebbe essere un buon mediano davanti alla difesa, perché tecnicamente è molto meglio di quello che l'opinione generale, l'opinione pubblica pensa. Io penso che deve solo lavorare tanto, e lo stiamo facendo spesso e volentieri, a fine allenamento ci fermiamo, lavorare sui tempi di gioco, sulla lettura delle situazioni. Però lui è uno che ha una capacità di corsa che copre tanto, tantissimo campo, grande disponibilità, piedi buoni, deve solo riuscire a mettere questa sua capacità tecnica all'interno delle giocate della partita, capire quando fare due tocchi, capire quando farne tre, capire quando portare palla, capire quando giocare a un tocco. Questa è una cosa che ci arrivi col tempo. Tu hai fatto l'esempio mio di quando giocavo, io ho smesso di giocare che ero un pensatore e ho iniziato che ero uno che faceva 90 minuti box to box tutta la partita. Ci si arriva, è un percorso, spero che nessuno gli metta fretta, spero che lui rimanga con questa testa, perché come essere umano è il ragazzo da far sposare alle proprie figlie. È un professionista, un compagno di squadra, un giocatore da allenare magnifico, si sta comportando bene quando vinciamo, è sempre quello più sorridente, anche se ha giocato, come dici tu, meno minuti. Non potrei essere più contento di lui. Penso che nel suo percorso qui alla Roma, come sviluppo, ci stia anche di essere magari, che ne so, la prima riserva a centrocampo. Non è una cosa della quale deve vergognarsi, e da parte mia non potrei essere più contento di lui. Secondo me, nel percorso di miglioramento, l'altro giorno parlavo di Paredes, per altri versi posso parlare di lui, per altri versi posso parlare anche di Dybala e Lukaku, cose che gli chiedo di cambiare rispetto a quello che chiedo io. C'è questo suo bisogno di migliorare alcune cose, ma non è che lui sta indietro, deve chissà fare qualche passo avanti. Quando entra da sempre fritto, gioca sempre bene, è uno su quale conto alla grande. Non più tardi di 2 settimane fa ha giocato titolare a Feyenoord e ha giocato benissimo. Per quanto riguarda la pubalgia che ho avuto, me la stavo portando un po' avanti da tempo. Sapete benissimo il periodo che abbiamo passato 3-4 mesi fa, dove purtroppo per varie cose non avevamo difensori centrali disponibili, quindi ho dovuto stringere i denti, ma non voglio passarci da eroe. L'ho fatto veramente perché avevo la possibilità di giocare, se non avessi avuto la possibilità di giocare non avrei giocato. E poi quando è arrivato il mister, ho preso il cartellino giallo a Milano, ho avuto la possibilità, concordato anche con lo staff e il mister, di prendermi i miei giorni disponibili per recuperare. Mi sembra di essere stato fermo 10-12 giorni, e anche con un percorso di cure, un percorso di palestra, e con i nostri fisioterapisti sono arrivato al punto dove non sento più il dolore, e per fortuna sta andando molto bene adesso. Coach De Rossi, you are always very generous with us in terms of information, speaking about football. Of course, you are not keen on revealing what the starting lineup is, just like other coaches. But regarding Bove, it's a player that you like. You already said
this, but you haven't used him as much as Mourinho did. And as for the future, do you envisage a different position for him on the pitch? Maybe he could play on the wing, of course, with different characteristics. Well, I was reading statistics. Under Mourinho, he played an average of 61 minutes per game, and under me, he played 59. So it's not a, really a big difference. Although he started fewer games under me than under Mourinho, that's true. He was the man of the match in my first, my debut game in Serie A against Verona. But it's true that right now in midfield there are three players who are performing very well: Brian, Leo, Paredes, and Lorenzo Pellegrini. I don't see him playing on the flank because I like in that position more offensive player. I believe that in the future he could play in front of defense because technically speaking is much better than most people think. He can read the game. He has a very good good running. He just needs to understand when he can play one touch, two touches, or three touches football. But that's part of a learning process and a growing process. I ended my career being a thinker in midfield, and at the beginning of my career, I was a box-to-box player. So. But Eduardo is a fantastic boy. He's the ideal husband of anyone's daughter. He's a complete professional. He's always smiling, after playing games, even if he's not playing. So it's just perfect. And I don't think it's, it would be a problem for him to be like a super sub in this squad. I proved him to have confidence in him. He started the game a few weeks ago away at Feyenoord, and he played a fantastic game. The question for Mancho was, last week's under Mourinho, he was saying that you were having some problems in your pubis. How did it develop? Because you are playing every single minute of the games. Yeah, it's true. I had an inflammation in my pubis, but I played on. I was not an hero. I was able to do it, and it was not a problem. Then when the new coach arrived, I got a yellow card away at Milan, and in agreement with them, I took a few days off. I think it was about 10 or 12, and also thanks to the treatment, the gym sessions with the physios, I have no longer pain, and I am quite fine. Facciamo le ultime due, Balzani leggo, intanto si prepari Matera di Sport Italia e chiudiamo. Buongiorno mister, il Brighton non ha tanti calciatori abituati a giocare gare del genere, la Roma contandone un po' ne ha 16 che hanno giocato una finale europea, internazionale anzi, molti ne hanno giocate due, molti l'hanno vinta. Tu che conosci gare di questo livello, quanto pesa il fattore esperienza e collegandolo a questa considerazione se si è assottigliato un po' il gap con la Premier da parte della Roma, dei club italiani in genere? Allora dovrei vedere più Premier e viverla un po' di più per poterti dire quanta differenza c'è rispetto all'Italia. Io penso che l'Italia si stia rilanciando negli ultimi anni dopo un periodo in cui sembrava veramente irraggiungibile la Premier come valore. E probabilmente lo è tuttora per incassi eccetera eccetera. Penso che quando una squadra non è tanto abituata a giocare a certi palcoscenici, quando ci sono giocatori molto giovani che non hanno grande esperienza in partite europee dentro o fuori, per alcuni di loro probabilmente sarà la prima, può esserci un contraccolpo, ma quando c'è questo contraccolpo ti aggrappi al campo, alle cose che conosci, al calcio che riconosci, al fatto che hai una struttura di squadra che ti dice sempre dove è il tuo compagno, ti dice sempre dove devi muoverti. Loro questo lo sanno fare veramente tanto bene, quindi quel piccolo gap di esperienza, quella mancanza di esperienza rispetto ai nostri, la colmeranno con la conoscenza e noi dovremmo mettere altrettanta conoscenza, altrettanta intensità, altrettanta forza per dimostrare poi che sia per l'esperienza, sia perché siamo giocatori di livello incredibile, probabilmente superiore, a loro porteremo a casa la vittoria grazie a questo, ma non solo
non solo possiamo aspettare che loro si mettano paura dello stadio, non siano abituati a giocare queste partite e ci regalino la vittoria. Troveremo giocatori che potrebbero anche essere emozionati, ma sanno dove giocare la palla, sanno come stopparla, sanno dove stanno i loro compagni, quindi sarà una partita difficile. Grazie. So, Brighton have many players who are not used to play international European games, whereas Roma has 16 players in the current squad who played one final. Many of them played two finals, and many of them won at least one. So is experience going to be a factor in this game, and do you believe that Italian teams are closing the gap on EPL sides? I should know better or live more in English football to be able to make this kind of assessment. But generally speaking, I believe that Italian football is getting better and better, and it's closing in the gap on EPL sides, at least technically. We are probably still far away in terms of revenues. But you know, when in a team there are many young players who are not used to play at this level, it can be an issue. But normally speaking, you know, you try to grab on the things that you know, and they know they are comfortable on the pitch. They have a very recognizable structure inside the pitch, a formation. They know where their teammate is. So I'm sure they will close that experience gap with knowledge. And we will have to match their level of intensity and stretch in order to beat them, because we are just as good or probably even better, technically speaking. But they are not going to be fearful of us. Mister, lei ha esordito con la maglia della Roma in Champions League. L'ultimo gol della Roma in Champions League l'ha fatto lei con il Porto. Adesso alla Roma si chiede di tornare in Champions League. Ci pensa mai che magari il suo destino calcistico è incrociato proprio con quello della Champions League? Ho fatto una battuta l'altra volta, prima di non mi ricordo quale partita, penso fosse di campionato, forse Torino, dicendogli che l'ultima partita che abbiamo giocato in Champions League come Roma c'ero io in campo, e a me mi sembra di aver smesso da 20 anni, e ancora da quel giorno la Roma non ha più fatto una partita in Champions League, ed è inaccettabile, perché la Roma è una squadra che deve stare a quei livelli, soprattutto in virtù del fatto che a livello societario adesso mi sembra che stiamo ancora meglio di quando io ho lasciato la Roma, sia come investimenti, sia come giocatori, sia come probabilmente monte ingaggi, ma questo non lo so. La Roma, al di là degli ingaggi, al di là dei giocatori, dei nomi, la Roma deve stare almeno lì sempre a provare ad arrivarci, e secondo me una volta che la metti dentro la Champions League, poi la Roma fa le annate che ha sempre fatto, arriva agli ottavi, arriva ai quarti, e una volta siamo arrivati anche non troppo lontani dalla finale. E, però il mio destino non è incrociato in questa maniera. Loro, la Roma e questi giocatori possono lottare per andare in Champions League qualsiasi sia l'allenatore, insomma, perché i valori che hanno loro dentro a disposizione sono da squadra che non può arrivare, non deve arrivare, secondo me, sotto al quarto posto nel campionato italiano. Roma played its last UEFA Champions League game with you on the pitch against Porto. So are you? So is the Champions League in your destiny? Is it linked to you? Well, I was making a comment a couple of weeks ago. I think it was against Torino, and I said, okay, then the last game Roma played in the Champions League was with me on the pitch, and I have the feeling that I stopped playing football 20 years ago. That's unacceptable. A team like Roma should always play Champions League, also given that now the club structure in terms of investment, ownership, is probably better than it used to be while I was a player. But Roma should always be there competing for those competitions, because once they play the Champions League, then we always get the right results. You know, we were in the last 8, in the last 4, we were not far away from the final. But having said that, I'm sure that Roma, because of the value of this squad, can play Champions League under any coach and not necessarily myself. And you know, a team like this should never end the Serie A below the fourth position.
Grazie a tutti. Grazie.